Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questo Spandiletami, il Dezure Tridem di Frabel LS Modding, che praticamente sarebbero i Luxfarm in un altro gruppo. Si sono riuniti, hanno rifatto un po', diciamo, lo staff e sì, a farla breve sono sempre loro. Allora, questo è uno spandiletame tre assi, deriva dai vecchi tandem e dai vecchi Dumper Dezure, se vi ricordate, 2013, quelli tre assi, due assi che erano usciti molto belli. Questo qui è praticamente nella falsa riga, il modello è lo stesso, la marca è la stessa. Colore e tutto, quindi diciamo è un fratello di quei carri lì. Allora, come modello è abbastanza ottimo, peccano sempre un po' sulle texture, non sono mai stati grandi texturizzatori, se così possiamo chiamarli. Sì, sono carini, però secondo me di texture potrebbero un po' migliorare le cose, però va bene lo stesso. Guardiamo il lato positivo che graficamente non hanno un gran peso. Come funzionalità, sì, è uno spandiletame semplicissimo, non ha nulla di che. Comunque, dicevo, il modello è buono, ha l'animazione sulle catene, ha l'animazione dietro sulle cocle, poi andremo comunque a provarlo. E basta, da staccato vediamo si aziona il piede di stazionamento. Abbiamo i cunei qui dietro, quelli per il fermo ruota, ecco. E basta, per il resto non c'è nient'altro. C'è il dirt che è abbastanza marcato, quindi ottimo. La fanaleria a posto, lampeggiante c'è, poi comunque andremo a vederlo tutto in azione. E basta, come peso è abbastanza pesante, ve lo dico io col 7250, qui faccio un po' di fatica a tirarlo pieno, anche perché tiene 32.000, quindi è abbastanza, diciamo, grosso, e quindi sì, vi consiglio una cavalleria abbastanza prestante. Altre possibilità, c'è la possibilità di aprire le sponde laterali, che andiamo a vedere subito. Eccolo qua. Che facilitano praticamente il carico. Eccolo qui. Ok, carichiamo, che così poi lo andiamo a vedere subito al lavoro. Il mucchio qua l'ho fatto con il placebo lips che vi avevo presentato, se volete sapere. Qua. Sempre tutto dinamico, ovviamente. Sì, ho deciso di presentarvelo perché comunque è una novità, è un mezzo nuovo, è sì, qualcosa di nuovo, anche perché, come vedete, è sempre il solito discorso che escono edit eccetera. Di mod, diciamo, da zero siamo praticamente a carte, perché non esce niente. E quindi sì, insomma, ho deciso di farvelo vedere, comunque cambiamo un po' aria. Bene, carico, finisco di caricare un attimo, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua, abbiamo fatto il pieno. Vedete, la capacità è 32.000. Sentite che pesa parecchio. Dicevo, prima fanaleria a posto, frecce ok, fari a posto. C'è anche, abbiamo un lampeggiante. Eccolo qua. C'è anche dei fari posteriori. Vedete queste due lucette qui. Ottimo accorgimento. Io metto l'automatico così posso farvi vedere. Animazione, avete visto la spondina qui che si alza, e anche questo qui ovviamente la porta per far andare fuori il letame. Dietro vedete le cocle lì che girano. Adesso non riesco neanche tanto a farvele vedere, facciamo così che siamo prima. Eccole qua. Mamma Yala quanto corre. Occhio che adesso becca il pino.
Maremma maiala. E la larghezza di pandimento è 15 metri circa. Qua vedete, facciamo così, facciamo vedere prima. Qui ci sono le cocle, le catene animate. Poi quando è un po' vuoto lo vedete anche meglio. Come tempo di svuotamento è abbastanza buono, non è troppo alto né troppo basso, quindi ok. Il particle dietro è a posto. Qua andiamo in mezzo ai pini. E basta, niente, dicevo prima, sia il dirt si sporca anche abbastanza, quando è zozzo è praticamente irriconoscibile, una roba pazzesca. E basta ragazzi, io con questo vi lascio, spero di essere stato chiaro sulla presentazione, sì, vabbè, non c'è niente di, diciamo, di fenomenale da capire, comunque dai, è un bel mezzo, un bel attrezzo, una novità. Adesso aspettiamo sempre che esca qualcosa, qualche modo veramente degna di un po' di nota, perché ormai siamo sempre ridotti a presentare più o meno sempre le stesse cose. E basta, io vi lascio ovviamente il link in descrizione e ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao.